E mezzanotte papà non ritorna. Attenta Fiorella che il fratellino dorma. Poi si infila il vestitino ed il cappotto e va a cercare suo padre nel caffè di sotto. Se n'è andato un momento fa, gli dice una donna dal sorriso strano, gli strizza l'occhio con volgarità, quel tenue ricordo di un essere umano. Poi arriva in fondo alla via, dove c'è una vecchia osteria, dove ombre si giocano a carte la loro miseria anonima sorte. La vede un uomo senza espressione che si tiene forte vicino al bancone. Ha la cravatta fuori posto e la camicia tutta sporca dell'avanzo di un povero pasto. La sua giacca non ha i bottoni e stropicciati sono i suoi pantaloni. Fiorella sfiora la sua mano piano e l'uomo si volta e chiede perdono. Gli sussurra bambina mia e gli dice papà andiamo via. Lui si appoggia alla sua piccola spalla e le racconta che ha incontrato una stella. Nel buio di una mattina con gli occhi ed il viso della sua bambina. Non risponde Fiorella ma gli dice solo papà andiamo a casa. La mamma a casa più non tornerà. Tu non avere paura, ci sarò sempre io, ci sarò sempre io.